Ciao a tutti e bentornati sul canale, anche oggi nuovo video. Oggi vi parlo dei prodotti che ho finito nel mese scorso. Non sono tantissimi, sono dei prodotti che comunque posso alcuni consigliarveli e alcuni no. Allora, parto subito e vi mostro i prodotti che ho terminato. Come primo prodotto che ho terminato sono questi dischetti di cotone per make-up. Li acquisto sempre, ormai compro solo questi. Vediamo se riesco a farveli vedere. Allora, li acquisto sempre all'Eurospin, sono della marca Fiori di Magnolia, 120 dischetti per make-up, allora, con 100% puro cotone. Allora, dice qua, i dischetti Fiori di Magnolia realizzati con materiali di alta qualità e con una tecnica esclusiva che li rendono più compatti, morbidissimi, puro cotone e non lasciano pelucchi. Io più che altro li utilizzo per la nail art, cioè per rimuovere lo smalto, non li utilizzo per il make-up, perché per quelli utilizzo qui, un'altra marca con cui mi trovo bene. Allora, cosa dirvi? Un buon prodotto, li acquisto sempre quando li trovo in offerta, poco meno di 1 euro, tipo, non mi ricordo, sui 79 centesimi. Qualcosa del genere. Mi piacciono molto perché comunque non levano i pelucchi, quindi quando vado a rimuovere lo smalto non ho grandi difficoltà nel ritrovarmi diciamo così residui di cotone. Ha due facce il dischetto, praticamente ha una parte liscia e una parte rigata, e quella rigata la utilizzo quando magari devo rimuovere degli smalti più con effetti speciali, magari sono glitterati o comunque utilizzato diversi strati di smalto o uno smalto scuro, e quindi utilizzo la parte rigata, mentre invece la parte liscia la utilizzo magari per rimuovere lo smalto senza decori, o comunque messo così solo a monocolore. Mi sono piaciuti, ve li consiglio. Sul make-up in realtà non li ho ancora provati, non ci ho mai pensato perché, ripeto, sto utilizzando quelli della Cotton Eve con cui mi trovo bene, alla fine rimango così. Me prendo una marca per la nail art, per le unghie, e una marca per il make-up. Però consigliati, se volete provarli, a 79 centesimi e Fiori di Magnolia all'Eurospin, reperibilissimi, quindi consigliati. Un altro prodotto per unghie che ho terminato è questo solvente senza acetone di Kiko Milano. Me l'avete visto utilizzato spesso nei video tutorial, anche su Instagram, è capitato di postare qualche stories dove lo utilizzo. Ormai è terminato. Sono 125 ml di prodotto, 12 mesi di PAO, è un nail polish remover universal, quindi non ha nessun effetto particolare. È senza acetone, un solvente senza acetone, importantissimo perché sappiamo che l'ingrediente dell'acetone è molto aggressivo per le unghie. Con questo mi sono trovata bene. Qui dice solvente leva smalto senza acetone, contiene aloe vera ed estratto di bambù ad azione lenitiva e idratante. Passare delicatamente un dischetto di cotone imbevuto di solvente sull'unghia. Mi è piaciuto, diciamo che sicuramente lo ricomprerò. L'avevo comprato in saldo tempo fa, forse qualche mese fa, ed era tra le mie scorte, insieme ad un altro tipo sempre di solvente dello stesso brand. Questo mi è piaciuto. Il profumo non è male, diciamo che essendo comunque un acetone, un solvente non sarà mai profumato come una crema o come un altro prodotto, però è tollerabilissimo. Non secca le unghie, ho notato che comunque rimuove anche gli smalti più insistenti, come appunto gli smalti glitterati o comunque quelli a effetto particolare, senza problemi. Lo tengo in posa sull'unghia per circa 30 secondi, a seconda di che cosa devo rimuovere, e tranquillamente fa il suo dovere. Anche questo consigliato, non mi ricordo il prezzo, forse sui 3,40 euro, qualcosa del genere, non mi ricordo. Lo ricomprerò sicuramente perché mi è piaciuto. Consigliato. Vado avanti con questa carrellata velocissima di prodotti finiti. Vi mostro una dolcilabbra di Alchemilla che ho terminato. Ce n'è veramente pochissimo. Eccolo qua. Questo è la dolcilabbra al cioccolato, se non erro, alla nocciotella, pardon, siccome ne ho comprato diversi e piano piano li sto provando. E questa, a differenza dell'altro che era al lime, che avevo provato mesi fa e ve l'avevo mostrato in un altro video di prodotti finiti, questo mi è piaciuto di più perché
Perché con l'altro avevo trovato qualche critica, avevo elencato, nel senso che non mi ero trovata bene perché rimaneva poco sulle labbra, non so come mai. E le labbra sì, rimanevano idratate, ma non come piacevano a me. Invece con questo mi sono trovata molto meglio e credo che lo ricomprerò comunque. E penso che sia comunque anche a seconda del tipo di profumazione o di gusto, tra virgolette, anche la particolarità del prodotto, l'efficacia comunque del prodotto. Ha un 6 mesi di PAO, lo utilizzo mattina e sera. Ogni volta che mi lavo i denti, lo step successivo è quello di applicare il burro cacao, e quindi è un prodotto che comunque non manca mai nella mia skincare. E il profumo l'ho appena aperto, mamma mia, buonissimo! La nocciotella, la nocciola a me piace tantissimo, quindi è una profumazione eccezionale, devo dire. È un Alchemilla, poi che ve lo dico a fare, è un marchio validissimo, cruelty free, vegano, eccetera, eccetera. Il prezzo intorno ai 2,50 euro, mi sembra qualcosa del genere. Anche questo consigliato. Vado ancora avanti, vi mostro un prodotto di Lidl che ho acquistato, ma che purtroppo devo bocciare perché non mi sono trovata bene. L'ho acquistato insieme a questo, il tonico per rimuovere il trucco da utilizzare nella rimozione del make-up, e l'ho acquistato insieme alla detergente che non ho ancora terminato, perché il tonico lo utilizzo anche se non devo rimuovere il trucco, giusto per tenere a bada un po' l'impurità. E niente, della Sien, non è con un inci verde rispetto alla linea naturale che si trova alla Lidl, qui dice alcol free, eccetera, eccetera, no, per peli sensibili, for dry e sensitive skin. Allora, vediamo la descrizione. Delicato per il viso, quindi utilizzare dopo la pulizia mattutina e serale del viso in combinazione col gel detergente. La detergente è sempre della stessa linea. Premere il dischetto. Ah, a me questo dosatore non lo so, io vedo che a tutte piace. Infatti l'ho utilizzato svitandolo così perché non lo so, mi trovo meglio. Perché secondo me questo dosatore push-up io non mi ci sono trovata bene, non lo so perché. Scusate, non so perché non mi sono trovata bene, perché boh, sì, premendolo così esce il prodotto, ma secondo me ne esce troppo poco per le mie esigenze, quindi mi sono trovata meglio direttamente svuotandolo, bevendo il dischetto di cotone direttamente così. E nulla, perché non lo ricomprerò? Perché boh, alla fine sì, un tonico è un tonico, però io, a parte che anche se c'è scritto alcol free, sentivo un po' la presenza dell'alcol, nel senso che la pelle un pochettino reagiva, non tantissimo, però l'effetto rinfrescante non l'ho sentito molto, e dovevo stare attenta a seconda di come lo applicavo, perché appunto avevo questa sorta di reazione, nel senso che la pelle la sentivo un tantino. Come dire, una sensazione di caldo, non so se vi è mai capitato, e poi capitava qualche volta magari che in questa zona qua, soprattutto che è una zona per me un pochino delicata, a seconda di come applico le creme, come applico i prodotti, che mi si arrossa facilmente, e quindi non mi ci sono trovata bene. Ho questa idea negativa per il fatto che sto utilizzando altri tonici, soprattutto uno per esempio di Alchemilla che vi mostrerò più ora, che sto per terminare, e non ho questo tipo di problema. L'ho trovato soprattutto con questo, perché boh, secondo me un pochino di se non c'è proprio l'alcol, c'è qualche comunque ingrediente che ha infatti vedo che c'è un PEG, quindi forse il fatto che comunque non è un inci proprio così verde o comunque così buono, e la mia pelle del viso proprio ne risente. Vado avanti con un prodotto che ho terminato, anzi in realtà non l'ho terminato io, ma l'ha terminato il mio cane, e sono le salviettine che acquisto all'MD della Baby Lillo. Sono 80 salviette umidificate Igiene Bimbo, tessuto extra soffice, con estratto alla calendula, no parabeni, no PEG, no SLS. Quindi un inci abbastanza buono per le mie esigenze. Allora, 6 mesi di PAO, vediamo qua, prodotto in Italia, caratteristiche. Morbide e delicate per il bambino, sono specie studiate per la pelle del bambino e delle sue parti delicate. Io più che altro l'ho utilizzata per il mio cagnolino, opla, quando rientravo dalla passeggiata per detergergli un pochino, comunque pulirla un po' le zampine e le parti intime, e ogni tanto che per rinfrescarla, diciamo così, il pelo, perché la profumazione è molto buona.
La calendula si sente molto molto delicata, mi sono piaciute, le ricomprerò sicuramente. Ne sto provando un altro marchio, diversissimo, ma anche di quello ve ne parlerò più avanti. Clinicamente testate, profumo senza allergeni, molto molto delicata la profumazione. Mi sono trovata bene perché nonostante fossero 80 non si sono mai asciugate, quindi sono riuscita a utilizzarle sino all'ultimo, proprio come se fossero, se la confezione fosse appena aperta. Ve le consiglio, non hanno alcol, anche queste, infatti c'è scritto no alcol, il prezzo non mi ricordo però quando, mi sembra che non superava i 2 euro, non vorrei dire bugie, ma non le ho acquistate tra l'altro in offerta. E le trovate all'MD, consigliate anche questa, Baby Lillo. Tornando ai prodotti di skincare, ho finito questo dentifricio di Antica Erboristeria. Io ormai, sinché adesso non decido di provare qualche dentifricio bio, il marchio che compro sempre e comunque in offerta non supera l'euro, proprio 80 centesimi, non di più, è questo Antica Erboristeria. Proprio principalmente compro questo salvia e menta, perché è una protezione della carie, pro gengive, fino al 90% di azione antibatterica e anche un buon inci. All'interno appunto contiene la salvia e la menta, quindi ha questo effetto rinfrescante che dura per un bel po', mi piace molto. Molto e mi trovo proprio bene. Sono 75 ml di prodotto per 12 mesi. Dice sì, sostenibile con Antica Erboristeria, per l'ambiente, comunque dà delle indicazioni per come utilizzarlo, eccetera, eccetera. Contiene, però, dice per fortuna c'è l'indicazione che contiene fluoro e minerali per rinforzare lo smalto dei denti. Quindi l'inci non è sicuramente verde come un prodotto bio, però diciamo che rispetto ad altri marchi. Lo preferisco e niente, la profumazione è buonissima, il contenitore, quello classico del dentifricio, come vedete, il prodotto è sul verde, il color comunque menta. Anche questo consigliato, Antica Erboristeria, dentifricio menta e salvia. Un altro prodotto che ho terminato, di cui vi ho parlato brevemente al volo su Instagram, infatti vi invito a seguirmi anche lì perché molto spesso troverete delle piccole recensioni sui prodotti che termino, che sto utilizzando, se mi stanno piacendo, soprattutto con delle indicazioni. Infatti ho terminato questa maschera a viso della Delidea. Vediamo se riesco a mostrarvela bene. Allora, eccolo qui. Maschera a viso purificante della Delidea. In realtà la confezione è di due maschere. Costa intorno a 1,99 euro, lo trovate da OVS. I prodotti Delidea, soprattutto io li acquisto lì. È un prodotto bio, molto molto valido, mi è piaciuta tantissimo. La cosa bella è che nonostante siano 20 ml di prodotto, riuscite a fare più di due applicazioni sul viso, o meglio io sono riuscita a farne più di due. La conservo aperta all'interno di un barattolo, infatti nella recensione trovate anche queste indicazioni per non seccarsi, perché comunque una volta che prendono aria questi campioncini, che poi non è un campioncino ma è la maschera, rimane proprio, si asciuga velocemente. Allora, in modo d'uso, come una semplice maschera, si stende un velo di prodotto sul viso pulito, lasciare in posa 5 minuti, massaggiare per risciacquare e poi risciacquare con acqua tiepida. Quindi non è una maschera in tessuto, ma è una maschera in crema, appunto, che va applicata sul viso con la mano. Allora, è alla mela e al bambù, e all'interno trovate anche acqua micellare di limone e altri ingredienti naturali molto molto buoni, comunque anche l'argilla che ha l'effetto purificante sulla pelle. Mi sono trovata bene perché sicuramente il profumo buonissimo di mela e bambù, che sono una coppietta perfetta secondo me. Poi l'effetto finale dopo averla rimossa, la pelle proprio rigenerata, infatti l'ho finita proprio l'altro giorno, che dopo questo esame che mi ha un po', che ho dato recentemente, che mi ha un po' stressato, avevo bisogno proprio di una maschera che mi rigenerasse il viso e che mi desse un pochino sì, di idratazione, ma allo stesso tempo fosse rinfrescante, riequilibrante. E questa ha fatto proprio al caso mio, mi è piaciuta moltissimo, contiene ingredienti biologici, oli essenziali naturali, ha il tocoferolo, ha la glicerina, contiene al secondo posto forse l'alcol, ora non so, però alla fine non ho avuto grandi problemi, l'ho tenuta in posa per circa 10-15 minuti e poi l'ho rimossa con acqua tiepida. Il prossimo prodotto che ho terminato sono questi cerotti della Thermotherapy acquistati da quel sapone che mi sono
sono piaciuti davvero molto. Purtroppo nella confezione ce ne sono solo tre. Mannaggia, io non so come mai, sono troppo pochi perché alla fine mi sono pentita perché li ho acquistati per provarli, ma siccome mi ci sono trovata bene, mi sono pentita di non averli riacquistati perché li ho presi in offerta a 2,50 €. Però li ricomprerò a breve sicuramente. Sono per i dolori mestruali, trattamenti adesivi applicabili direttamente sulla pelle con acqua termale e benessere naturale. Durano intorno ai 12 ore. All'interno contengono ossido di zinco e si applicano sulla parte dolorante del basso ventre. E cosa fanno praticamente? Bisogna tenerli prima di applicarli sul basso ventre, bisogna tenerli un pochino sulle mani per iniziare a scaldare il prodotto e poi una volta applicati sul basso ventre, ripeto ancora, creano dopo circa 20 minuti, mezz'ora questo tepore, si cominciano a scaldare e quindi lasciano praticamente la zona riscaldata alleviando i dolori. Io soprattutto il primo giorno del ciclo ho questo problema proprio di dolori, di forti dolori, soprattutto la sera, e questi qui veramente sono stati un alleato vincente. Mi sono piaciuti veramente, li consiglio a chi patisce come me dolori per il ciclo e provateli se riuscite. Tranquillamente li trovate da questa Sapone, quindi sono sempre reperibili ed è una linea molto fornita questa della Thermotherapy perché vendono non solo questi qui per il ciclo mestruale ma anche per dolori alla schiena, al collo e altre parti del corpo. Quindi se patite, diciamo così, strappi muscolari e cose varie, questi ve li consiglio perché non contengono medicina e quindi hanno questo effetto benefico. Grazie semplicemente al calore, ha un effetto proprio lenitivo per i dolori anche per il ciclo mestruale. Quindi qua dice infatti di aprire la confezione immediatamente prima dell'utilizzo ed estrarre il cerotto, attendere qualche minuto mantenendo in mano per permettere l'attivazione della reazione termica, rimuovere la pellicola adesiva e posizionare il cerotto nella zona interessata. In 30 minuti circa si raggiungerà la massima temperatura. Non è che è una temperatura fortissima, cioè sentite caldo, ma non è che vi bruciate, quindi tranquillamente provatele e non preoccupatevi. Quando non si sente più il calore, rimuovere il prodotto. Io lo tengo tutta la notte e dormo veramente bene. L'indomani mattina poi lo tolgo via, anche se sento che è ancora caldo, però siccome qua è consigliato solo per 12 ore, mi attengo alle indicazioni indicate nel prodotto. Combattono il dolore senza usare i medicinali, nuovo formato massima adattabilità e comfort, dispositivo utilizzabile direttamente sulla pelle o sopra gli indumenti, tranquillamente non fa allergia, quindi potete utilizzarlo perché è realizzato con materiali che sono anallergici, quindi non preoccupatevi, lo speciale adesivo a base di ossidi di zinco garantisce il massimo comfort durante l'utilizzo. L'ultimo prodotto che vi mostro riguarda in questo caso la doccia, è un bagnoschiuma delicato della Omnia Botanica. Allora, è un bel flacone di mezzo litro, 500 ml, con olio di mandorle e dolci bio, che a me piacciono abbastanza. Le mandorle dolci, diciamo che come profumazione non mi fa impazzire le mandorle dolci, però in questo bagnoschiuma era veramente buona, la sento ancora, è buona buona perché persiste anche dopo la doccia. Infatti io non avendo la vasca non faccio il bagno, l'ho utilizzato piano piano diluendolo nella doccia e mi ci sono trovata molto bene. Allora, abbiamo detto mezzo litro di prodotto, 500 ml, dermatologicamente testato, 12 mesi di PAO, è un bagnoschiuma delicato con olio di mandorle dolci bio. L'ho acquistato al Conad insieme ad altri prodotti della stessa linea che piano piano sto terminando. E alla fine sì, dice no parabeni, no SLS, no PEG, quindi l'inci è proprio è bio. Nell'inci contiene calendula, aloe, quindi sicuramente anche le mandorle dolci. Vediamo qui l'acido citrico, ora non ne vedo altri. Amamelis. Eccetera eccetera, quindi consigliato anche questo. Il prezzo non me lo ricordo perché l'ho preso tempo fa e non ricordo, però mi sono trovata bene. Mezzo litro poi di prodotto dura tantissimo, infatti ci ho messo un sacco a terminarlo, però vi devo dire che alla fine è andata proprio bene come test. Quindi mi ci sono trovata bene per il fatto che comunque il fatto che poi questo bagnoschiuma persista per un po' di tempo sulla pelle è un fattore che non ho trovato spesso nei docciaschiuma e nei bagnoschiuma che ho utilizzato recentemente. E quindi consigliato anche questo. Semplicissimo il contenitore, col tappo si svita, essendo un bagnoschiuma giustamente si dovrebbe versare nella vasca, ma
Io semplicemente lo utilizzavo versandolo sul guanto in cotone che ho acquistato da Lidl e che utilizzo per la doccia. E niente, consigliato, ripeto ancora, bagnoschiuma delicato con olio di mandorle dolci bio della Omnia Botanica. Ultimo prodotto che vi mostro è che purtroppo non è andata benissimo come diciamo così, rapporto di convivenza, perché è stato un po' un rapporto di amore e odio. È questa crema a mani alla menta e limone della Saponaria, vegana, nutriente lenitiva per mani morbide e vellutate. Crema a mani all'olio extravergine di oliva, biologico, menta e limone. Allora, 6 mesi di PAO, il contenitore è così, è in barattolino ed è già una pecca che a me. Che purtroppo io non mi ci trovo bene. Il fatto di prendere il prodotto con le mani o comunque con le unghie, soprattutto quando sta terminando, a me non piace perché uno non lo trovo molto igienico, preferisco direttamente i flaconi o comunque i contenitori o con la pompetta o che comunque non vengono a contatto con la mano, nel senso che non devo prenderla con la mano. Peccato, perché alla fine pensavo, poi mi aspettavo molto di più da questa crema. Il profumo è buonissimo, menta e limone, un'accoppiata vincente da quel lato, per carità, buonissima. La consistenza allo stesso, abbastanza consistente e cremosa. E infatti per farla assorbire ho dovuto massaggiarla abbastanza sulle mani. La utilizzavo soprattutto di notte e l'effetto, non lo so, pensavo mi nutrisse molto di più le mani. In realtà sì, erano nutrite, però l'indomani notavo che c'era qualcosa che non andava. Infatti a stento l'ho terminata e non la ricomprerò per il fatto sia di questo tipo di packaging con cui non mi trovo quasi mai bene. Ve la faccio ancora vedere così, non mi trovo quasi mai bene e poi soprattutto per il fatto che l'efficacia non è sì idratante, però non persiste nel tempo, è un'idratazione che dura poco, nonostante io la utilizzassi la notte e quindi le mani avevano tutto il tempo durante la notte per assorbire il prodotto, l'indomani le mani erano comunque secche, avevano comunque bisogno ancora di qualcosa che le nutrisse e che le rendesse ancora un po' più nutrienti. Quindi niente, non, peccato perché riproponevo, essendo comunque la Saponaria un brand eco bio e comunque verde al 100%. Mi è dispiaciuto un pochino, infatti c'è il marchio vegan, eccetera, prometteva bene anche nelle indicazioni, nella descrizione nel sito dove l'ho acquistata, però pazienza, non è andata bene, non ve lo consiglio, a meno che non abbiate grossi problemi, diciamo così, di secchezza alle mani, magari sì, però se come me d'inverno avete il problema di utilizzare più volte al giorno la crema e comunque siete un po', tra virgolette, fissati per avere le mani nutrite e non avete grandi fastidi alle mani, ve la consiglio, altrimenti no. E con questo era tutto, questi erano tutti i miei prodotti finiti del periodo, spero che il video vi sia utile, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un like se vi va come sempre, mi raccomando, vi mando un bacio grande e alla prossima, ciao!